Siamo nell'aprile del 1957, purtroppo una data triste perché muore il grande Jikin Funakoshi, fondatore e padre del karate moderno. Succede qualcosa di strano, di non molto piacevole. Seguitemi. Bisogna fare un leggero passo indietro prima del tragico evento della morte del grande maestro. Già a cavallo negli anni 30 e 40, Sensei Funakoshi, come tutti sapete, nella grande isola del Giappone già aveva divulgato lo suo stile Shotokan all'interno anche delle università, dove poi sono usciti grandissimi karateka di livello internazionale che tutt'oggi conosciamo. Il funerale organizzato dallo Shotokai, la Shotokai Associazione di Shoto, è stato voluto dal primo genito del sensei Giei, il primo genito della famiglia, che ha ritenuto opportuno far organizzare funerali dall'associazione Shoto, quindi dalla Shoto Kai, e non dalla allora tempo si chiamava Kyokai, cioè che quella che sarebbe diventata dopo la famosa JKA. La Kyokai chiaramente ne ha risentito di questa cosa, purtroppo ha organizzato il primogenito ha organizzato lui i funerali. Tra l'altro i funerali furono organizzati più che altro dal signor Oyama, che era il responsabile dell'educazione fisica dell'università di Waseda. Quindi era stato lui quello che ha organizzato, diciamo, materialmente il funerale. Però il primogenito è colui che invece ha voluto far fare le onorificenze ufficiali all'associazione di Shoto, quindi allo Shoto Kai. Chiaramente quelli della Kyokukai se ne sono risentita e non si presentarono ai funerali. Questa è stata, diciamo, una grande spaccatura all'interno del movimento, dell'organizzazione del grande maestro, che poi ha portato un definitivo allontanarsi dei due filoni, dei due pensieri della grande scuola del maestro. Il divario aumenta, quindi due filoni si allargano sempre di più, Shotokai e Shotokan, che poi alla fine lo studio è sempre il solito, la scuola è sempre la solita, è solo un discorso di etichetta, e a quel tempo già si iniziava, potrei dire, anche un po' il discorso politico del karate, è brutto dirlo, ma è così. Quindi praticamente chi era nello Shotokai non è che faceva un altro stile, faceva Shotokan all'interno dell'associazione Shotokai, questo va chiarito, e gli altri continuavano a fare lo Shotokan, che era lo stile del maestro, quindi alla fine facevano entrambi la stessa cosa. Però col passare degli anni poi si è talmente allargata la forbice che ormai dopo lo Shotokai è diventato uno stile a sé stante. Quindi lo Shotokai anche a oggi, tutt'oggi, anche se non è molto praticato rispetto allo Shotokan, è uno stile proprio tutto suo, quindi posizioni molto più lunghe rispetto allo Shotokan, una filosofia molto diversa, se mi permettete, un pochino più profonda, e trova come capostipite il grande Egami. Sensei Egami nasce nel 1912 nell'isola di Kyoshu, al largo della grande isola del Giappone. Sensei Egami è quello che veramente è stato il più vicino a Jikin Funakoshi, proprio l'allievo diretto di Jikin Funakoshi, grandissimo amico di Yoshitaka, del figlio Yoshitaka. Insieme due ragazzi molto promettenti dell'epoca fanno un karate eccezionale, allenamenti veramente al massimo, grandissimi atleti. Addirittura iniziano a introdurre all'interno di quello che diceva il maestro, dello studio del maestro, tecniche nuove di allora: Yokogeri, Mawashigeri, Ushiro Mawashigeri, e posizioni nuove come il Fudodachi. Quindi già ai tempo erano già dei grandi innovatori. L'incontro col figlio di Funakoshi c'è stato nel 1931 nell'università di Waseda. I due ragazzi diventano veramente grandissimi amici e cominciano a fare questo, diciamo, studio parallelo a quello del maestro Jikin. Nel 36, insieme al figlio e al gruppo che seguiva il maestro, fanno una raccolta fondi e cominciano a costruire il vero primo dojo Shotokan vicino Tokyo. Purtroppo nella seconda guerra mondiale il dojo va quasi distrutto. A cavallo della seconda guerra mondiale il maestro Nakano School mette su un gruppo di gruppo antispionaggio, di veri 007 giapponesi
al servizio della patria. Quindi un grande innovatore già ai tempi, un grande karateka, diciamo anche un grande maestro già ai tempi. Quindi mette su questo gruppo di 007, di spie, come si potrebbe chiamare oggi, a servizio del paese durante la Seconda Guerra Mondiale. Purtroppo nel 1945 Dojo viene completamente distrutto e anche nel 1945 vede la morte prematura di Gigo Funakoshi, quindi un lutto molto forte all'interno sia del dojo che della famiglia, degli amici stretti, come in questo caso del maestro. Una carriera promettente. Nel 1976 viene invitato per la prima volta in Italia a Coverciano dal pioniere del karate italiano, maestro Malatesti. Allo stage spiccano maestri famosissimi ormai in Italia, come il maestro Romani di Viareggio, Vivi Guffoni di Livorno, maestri con cui io tra l'altro ho avuto il piacere di allenarmi, e tra l'altro Romani fu il primo che mi attestò il grado da istruttore, mi ricordo quando ero ragazzo. Comunque, chiusa questa parentesi, il maestro è sempre stato vicino al pensiero principale di Funakoshi. Lui ha sempre avuto questa ossessione, secondo me, sugli attacchi Shotokan, sugli attacchi di pugno di karate. Secondo lui aveva questo pensiero che secondo me lo assillava tanto, che gli attacchi di karate non erano forti o non erano abbastanza forti come avrebbe pensato lui. Quindi lui si faceva colpire ripetutamente da persone comuni, da boxer del tempo, anche da altri karateka, da persone in maniera diversa sull'addome, per vedere se e per capire veramente se un attacco da karate è veramente così micidiale come si pensava ai tempi. Questi continui colpi che percepiva nell'addome si dice che siano stati causa di suoi futuri interventi allo stomaco. Il maestro non godeva di tantissima buona salute fin da giovane, era afferto anche lui da problemi respiratori, di polmonite. Si sta parlando di persone che hanno visto la guerra in Giappone, quindi persone che hanno visto i bombardamenti giapponesi, hanno sofferto la guerra, la fame, il malnutrizione. Quindi persone che poi negli anni 60-70 hanno sofferto poi queste gravi malattie. E comunque queste continue ripercussioni sullo stomaco si dice che possono aver portato ad avere complicanze di salute del maestro. Purtroppo il maestro ci abbandona nel 1981, non principalmente per questi problemi allo stomaco, ma per altri tipi di problemi. Prima c'erano gli arresti cardiaci, fu salvato durante la fase d'alto di uno stage, e nell'81 purtroppo ci lascia, sempre durante la fase di un allenamento, per un ictus cerebrale che poi porta delle complicazioni polmonari. Comunque poi il maestro ci abbandona nell'81. Una grandissima perdita, un perno principale dello Shotokai, colui che veramente ha portato avanti il pensiero finché ha potuto del grande maestro Funakoshi. Ma comunque un altro entra a suo posto e ora ve lo illustro. Tetsuji Murakami. Murakami nasce nel 1927 a Shizuoka, inizia a fare karate a 20 anni, Shotokan, sotto la direzione del maestro Yamaguchi. Tra l'altro Yamaguchi è un allievo diretto del grande maestro sensei Funakoshi. Prima di questo avvento del karate comunque inizia il kendo, fa aikido, comunque un grande studioso delle arti marziali, si avvicina allo Shotokai e poi nel 68 conosce sensei Egami e diventa un suo diretto discepolo. Si abbandona totalmente allo Shotokai, diventa un grandissimo dello Shotokai. Nel 57 si trasferisce in Francia, addirittura ci sta per 20 anni, e mi sembra intorno al 59 viene in Italia, invitato dai gran maestri di allora, e fa un tour in Italia e lascia il segno. Vi dico questo perché è stato invitato in Italia anche si è allenato anche col grande maestro Fasolo, che tra l'altro è stato uno dei miei primi maestri, al tempo grande judoka questo Fasolo, poi anche lui si è messo nel karate, tra l'altro oggi responsabile, mi sembra, nazionale di un famoso ente di promozione sportiva, e ha delle foto col maestro Murakami. Io ricordo sempre questi grandi maestri come Bibi Guffoni, il maestro Romani, mi ricordo quando ero ragazzo che mi andavo a allenare da questi maestri qua di Toscana, della mia zona, che hanno sempre all'interno della palestra sempre una piccola foto col maestro Murakami. Anche se loro poi fanno Shotokan, hanno fatto altre cose, l'idea
idea del maestro Murakami, la sua figura, questo personaggio veramente enigmatico, è rimasta all'interno del dojo. Sapete perché? Mi raccontavano sempre che lui era la sessione di allenamento con il maestro Murakami era terribile. Lui pensava veramente che ogni lezione che si faceva con lui si pensava veramente che fosse l'ultima. Addirittura si narra la leggenda, ma penso purtroppo che sia la verità, di personaggi che non stavano bassi come pretendevano ai tempi con lo stile Shotokai, e un personaggio non stando basso come voleva il maestro gli saltò sulla gamba e gli spaccò il ginocchio per fargli capire che doveva stare basso, in posizione bassa, come voleva lui. Murakami veramente non faceva sconti, era un personaggio di una potenza e di un'estremità di allenamento fuori misura, fuori dal normale. Quindi tutti quelli che l'hanno incontrato, che hanno avuto la fortuna di incontrarlo e di allenarsi con lui, se lo ricordano benissimo. Classici baffetti, sguardo che ti bucava e allenamenti veramente, veramente pericolosi, però in quell'epoca erano normali. Quindi Murakami diventa responsabile per l'Europa sotto il maestro Egami, è colui che diffonde il karate Shotokai in Europa, quindi più vicino a noi. Purtroppo anche il maestro ci lascia presto, muore su una settantina d'anni, lascia un buco, e quindi arriviamo ai giorni d'oggi e ora vi spiego il finale. Amici del tempo, siamo arrivati alla fine di questa storia. Lo stile dimenticato, lo stile perduto. Stile perduto perché ho voluto intitolare questo video non per denigrare lo stile Shotokai, perché è un bellissimo stile, veramente enigmatico. Perduto perché? Perché nel mondo, specialmente in Italia, non è poi così diffuso come poi il cugino Shotokan. Shotokan ha avuto, diciamo, più fortuna, tra virgolette, perché tecnicamente forse è un pochino più performante, me lo dovete dare questo aggettivo, è un pochino più performante, ha trovato strada più facilmente all'interno delle gare, quindi organizzazione. Tante università ai tempi del Giappone, come Takushoku e tante altre, hanno sfornato veramente tantissimi atleti di altissimo livello. Tra l'altro trovate in descrizione qua sotto due video eccezionali sulle top 10 dei grandi maestri Shotokan, venuti fuori da, più che altro tutti dall'università di Takushoku. E quindi diciamo che ha avuto un pochino più di fortuna quest'altro stile, lo Shotokan, perché chiaramente è più veloce, più reattivo, è entrato in ballo l'agonismo sotto Nakayama, e quindi la GK ha veramente fatto un grandissimo lavoro. Lo Shotokan è rimasto un più tradizionale, più vicino al pensiero del grande Jikin Funakoshi, e per quello forse è rimasto un pochino più indietro, ma indietro non tecnicamente, sempre un grandissimo stile, però forse un po' più lungo, un pochino più lento, molto più complicatino, un pochino più difficile, un pochino più usurante, perché queste posizioni completamente basse, questo stile quasi del serpente, bellissimo a vedere. Io avrei difficoltà oggigiorno a poter fare uno stile del genere, francamente, quindi è rimasto un pochino più indietro. E poi ha avuto la grande disgrazia della morte prematura del grande maestro Egami, e a sua volta del suo discendente Murakami, anche lui morto prematuramente, perché è morto il maestro, è morto a 70 anni, quindi poteva dare ancora molto. Tutte queste due mancanze hanno dato, diciamo, un po' un colpo di grazia a questo stile per la sua espansione. Comunque rimane sempre un grandissimo stile, fortunato chi riesce a seguirlo, però purtroppo è andata così. Spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate i vostri commenti positivi e sempre costruttivi, iscrivetevi al mio canale, potete seguirmi anche sui miei altri canali social, per esempio Facebook, Instagram, TikTok, lascio qui il link in descrizione e vi aspetto per il prossimo video. Ciao dal Tempio Massimo!